Allora, l'esercizio è calcolare la somma della serie n che va da 2 a infinito, 2n più 5 diviso 3 alla n. Allora, qui calcolare la somma, diciamo, se uno vuole può anche provare a, per esercizio, vedere intanto se converge, no? Qui è facile vederlo, si può fare il criterio del rapporto, anche la radice va bene lo stesso. Insomma, questa serie converge, vediamo a quanto converge. Di solito appunto la somma è un po' più complicata. Allora, un primo tentativo che si può fare è cercare di applicare la linearità. La linearità vuol dire, se qui c'è una somma, si può distinguere la somma di due serie, facciamo questa operazione e man mano, mentre la facciamo, raccogliamo anche fuori dalla sommatoria tutti i coefficienti che non dipendono, che moltiplicano e non dipendono da n. Quindi qui quello che si può fare in un passaggio è scrivere questo, allora questo per questo termine qua, più 5 volte la serie invece 1 su 3 alla n, n che va da 2 a infinito. Mi raccomando, quando fate questi passaggi riportate per bene anche gli indici iniziali, perché sono importanti. Spesso alle volte si trascura il nome dell'indice che si sta utilizzando, meglio scriverlo perché se poi si fanno delle sostituzioni. Allora, attenzione, quando applicate la linearità, l'unica cosa a cui dovete fare attenzione è che non vengano fuori delle forme indeterminate, cioè può darsi che questa serie converga, ma quando la spezzate le singole due serie potrebbero non convergere. Come mai poi quando le sommate potrebbero convergere? Perché se qui c'è infinito meno infinito, essendo forma indeterminata, può darsi che converga. Quindi quando fate questa operazione dovrete continuare con i conti, fate attenzione a, diciamo, quando considerate le singole serie, ad accorgervi prima possibile se c'è o meno una forma indeterminata. Se qui dovesse venire fuori una forma indeterminata, infinito meno infinito, allora vuol dire che questo passaggio qui non lo potete fare, dovete ricominciare da capo e non potete spezzare la somma in due parti e dovete inventarvi qualcos'altro. Allora, qui però si può fare perché questa serie converge e anche questa serie converge. Questa addirittura si riconosce subito perché è una serie geometrica, sono la somma di potenze di un terzo. E ricordo che per la somma geometrica voi avete questo risultato qui, con n che va da n0 a più infinito. Allora, se partite da 0 avete 1 su 1 meno x, va bene? E questa è una cosa valida quando x è il modulo minore di 1, quindi un terzo andrebbe bene. Quando partite da n0, o cambiate l'indice o shiftate l'indice, e quello che succede è che tutti i fattori dentro hanno almeno una potenza x alla n0 e questa può essere portata fuori, quindi la formula in generale è questa. Quindi se partite da 0 qui ci sarà 1, se partite da 1 qui ci sarà x e così. Quindi questa qui, la somma è facile perché questa qui è esattamente uguale a questa qua, no? A parte il 5 che moltiplica, quindi sarà uguale a un terzo alla, l'indice 2 diviso 1 meno un terzo, va bene? E questa poi fate il calcolo e vedete come viene fuori. Quindi questa è la somma è fatta. Adesso bisogna vedere ancora questa. Allora, per vedere questa non è una serie geometrica perché la serie geometrica non ha un coefficiente n qui. Quindi c'è un coefficiente davanti alla potenza che cambia continuamente. Quindi bisogna utilizzare un'altra formula. Allora, le formule che vi ho dato non superano, va bene, saranno tutto una decina massimo proprio. Un'altra che abbiamo visto che assomiglia alla serie geometrica è quella che si ricava derivando termine a termine, se vi ricordate. Allora, è chiaro che questo n qui davanti lo potreste ottenere se derivate questa serie termine a termine. Allora, o ve la ricordate oppure ve la ricavate a parte facilmente. Allora, se qui avete questa formula qui,
1 su 1 meno x, sapete che all'interno del dominio, se x è minore, all'interno del dominio potete derivare termine a termine, e quindi quando derivate, qui verrà nx alla n meno 1, con n che va da 0 a più infinito, e qui quando derivate verrà 1 su 1 meno x, no? Derivate 1 su 1 meno x, quindi verrà meno 1 su 1 meno x al quadrato per la derivata di 1 meno x che è meno 1, quindi vi viene 1 su 1 meno x al quadrato. Questa non è ancora uguale a questa perché qui c'è n, qui c'è 3 alla n, ma queste cose si aggiustano facilmente perché adesso per esempio qui questa serie qui come la possiamo ancora modificare? Facciamola sotto. Dunque facciamolo uguale, facciamo direttamente la modifica. Allora il primo termine è 0, quindi non occorre metterlo, possiamo mettere n che va da 1 a più infinito, il primo termine vale 0, poi il secondo termine vale 1 eccetera, quindi vado bene. Qui mi manca un x qui dentro per avere x alla n, ok, moltiplico tutto per x e ottengo questo, quindi questo è uguale a questo moltiplicato per x. E questa va bene perché appunto c'è n per x alla n, vabbè, parte da 1, non fa niente, si scalerà il termine che non ci sta. Questa è la formula, questa c'è sulle dispense, o ve la ricordate o ve la ricavate facilmente facendo la derivata. Allora vediamo un po', allora qui che cosa succede. Allora questo termine qua dipende da quella formula che abbiamo scritto laggiù. Lì il termine, l'indice parte da 1, qui parte da 2, vabbè, allora scriviamo quello che succede per x uguale a un terzo, quindi sarà un terzo su 1 meno un terzo al quadrato, però questa è quella che otterreste partendo da 1, togliete il termine che c'è in meno qui. E allora qual è il termine? È quello che ottenete mettendo n uguale a 1, n uguale a 1 è un terzo. Ok? Bene. Quindi qui viene fuori un numero, trovate il calcolo sulle dispense, qui viene fuori un altro numero, fate l'operazione e trovate il risultato finale. La parte importante è riconoscere queste singole serie, come si fa la somma. Il risultato finale è 5 terzi. Bene? Ok? Prendiamo quest'altra. Allora, questa è il 31. Gli ultimi esercizi di solito sulle dispense sono quelli che ho dato l'anno precedente, che aggiungo ogni anno alle dispense come esercizi in più svolti. Quindi questo anche dell'anno scorso, era un esercizio, dunque dice questo, allora serie che va da 0 più infinito, coseno n di greco quarti, tutte quante elevato al quadrato, diviso 2 alla n. Anche qui c'è una serie geometrica modificata, va bene? Se qui non ci fosse questo termine, se fosse 1 su 2 alla n, allora sarebbe una serie geometrica facile, basta ricordarsi la formula. C'è questo termine qua, allora basta cercare di scrivere, di capire un po' quanto vale questo termine e che effetto ha sulla serie. Allora, vediamo un po' di scrivere coseno di n pi greco quarti al quadrato, che tipo di valori può ammettere. Insomma, è una funzione periodica, quindi uno spera che questi valori siano un numero finito, va bene? Non so, la cosa, un caso analogo abbiamo visto quando c'era coseno di n pi greco, che era una maniera per scrivere meno 1 alla n. Qui è un po' più complicato, verrà fuori una successione un po' più complicata, ma saranno un numero finito di termini probabilmente. Quindi vediamo un po' di scriverli, cosa succede quando facciamo questo calcolo. Allora, si tratta di valutare il coseno sui multipli di pi greco quarti. Quindi sui multipli di pi greco quarti
diciamo qui n parte da 0, allora proviamo fare n uguale a 0, per n uguale a 0 saremo qui, quindi qui il valore, diciamo, di questa cosa qui sarebbe 1, no? Per n uguale a 1 siamo qui, il coseno di pi che quarti è 1 sulla radice di 2, faccio il quadrato 1 mezzo. Poi ci do 2 pi greco mezzi, mi viene 0. Allora, quanti conti dovrò fare? Beh, probabilmente al massimo devo completare il giro, ecco, poi ci saranno i punti, ritorneranno sui medesimi di prima. Poi, siccome il quadrato è una fortuna, perché in questo modo non avrò segni, non avrò segni opposti, quindi i valori alla fine saranno solo 1, 1 mezzo e 0, no? Perché gli altri saranno simmetrici. Vediamo un po'. Da questa parte verrebbe il coseno è meno 1 sulla radice 2, faccio il quadrato, viene ancora 1 mezzo. Insomma, poi qui sarebbe meno 1, il quadrato fa 1, insomma uno capisce facilmente che cosa succede. E anzi, quelli che sto segnando sono anche troppi rispetto a quelli che basterebbe segnare. Allora, quindi l'oscillazione non è così semplice, meno 1, 1, meno 1, 1, è un po' più complicata, è 1, 1 mezzo 0, 1 mezzo 1, 1 mezzo 0, 1 mezzo 1, eccetera. Allora, cerchiamo di capire, quindi qui i valori sono solo 3, sono 0, 1 mezzo e 1. Allora vediamo un po' che formule, per quali n vale 0, per quali n vale 1 mezzo e per quali n vale 1. Allora, per esempio, 1, per quali valori avete questo? Vediamo un po' qui. Per quali valori di n avete che questa successione qui vale 1? 0 modulo 4. Bravissimi, 0 modulo 4, come uno se ne accorge? Beh, allora guardate, c'è 0, poi qui sarebbe 1, 2, 3, 4, poi qui sarebbe 8 e così via, no? Siccome appunto tutto è periodico di modulo 8, in questo caso perché si ripete dopo 8 termini, in realtà qui il modulo che si può utilizzare è ancora più piccolo è il periodo, meglio è. Quindi 1 è uguale a n uguale a 0 modulo 4. Poi vediamo un po', per 0 invece quando accade che vale questa successione vale 0? Anche qui abbiamo uno opposto all'altro, quindi potremmo utilizzare il modulo 4, solo che invece iniziare da 0 inizierà da 2. 2 modulo 4, per 2, 6, 10 e così via. N uguale a 2 modulo 4. E un mezzo invece? Ecco, allora qui potremmo, diciamo, se vogliamo utilizzare ancora il modulo 4, i resti importanti sarebbero 1 e 3. 1, 3, 1, 3, eccetera. Però siccome dire che un numero uguale a 1, 3, modulo 4 è come dire che è dispari, no? Uguale, la stessa identica cosa, allora qui possiamo anche semplificare tutto e dire n uguale a 1 modulo 2. Vi ricordo che questa scrittura è una maniera per facilitare il riconoscimento del valore di n. Va bene? Non è una complicazione. Scrivere dispari è pari, magari quello equivalente a scrivere se dispari scrivere questo, ma quando avete altri moduli dovreste scrivere per esteso quando n diviso per 4 dà resto 2. Si scrive così. No? Bene, allora questa è la suddivisione, no? E adesso facciamo la somma della serie. Siamo fino a qua? Chiaro? Sono domande? Questo? Va bene, allora vediamo. Beh, allora lo scrivo qui. Faccio il primo passaggio qui, poi continuo l'altra parte. Allora, vediamo un po'. Intanto i termini per cui vale 0, anche se sostituissi qui 0 e facessi la somma solo per quegli n che sono uguali a 2 modulo 4, la somma finale che verrebbe fuori sarebbe 0, no? Se questo coefficiente vale 0, sommo un numero infinito di volte 0, viene 0. Quindi questo non contribuisce alla somma.
Vediamo per un mezzo. Allora, i termini per cui questo valore qui dà un mezzo, vuol dire qui ci metti un mezzo e qui sotto ci metti 2 alla n, quindi un mezzo che non dipende da n lo puoi portare fuori, un mezzo, qui ci scriviamo 1 su 2 alla n. E qui cosa ci dovrei scrivere? Allora, questi non sono tutti gli n, non posso scrivere n che va da 0 più infinito, perché solo alcuni n mi danno un mezzo. Quali sono questi n? N uguale a 1 modulo 2. E vabbè, scriviamocelo, poi lo traduciamo. 1 modulo 2. Va bene? È n maggiore o uguale a 0. Poi lo scriviamo meglio. Allora, quindi questo contribuisce in questo modo, poi c'è questo qua. Allora, questo qui, il coefficiente è 1, quindi mettiamo 1 qua davanti. E allora dobbiamo fare la somma sugli indici. Certo, devo mettere n maggiore o uguale a 0, ma solo alcuni di questi. Quando dovete mettere delle ulteriori condizioni sull'indice, alle volte di solito si mettono sotto il segno sommatore, per dire per quali n devi sommare? Devi sommare su tutti da 0 più infinito o solo su alcuni? Allora potete dire n maggiore o uguale a 0 per dire da 0 più infinito, però solo alcuni. Quali? Quelli che sono uguali a 0 modulo 4. E il risultato qui è 1 su 2. Cioè il termine a sommare è 1 su 2 alla n. Va bene? Ok, allora adesso vediamo un po' di tradurre questa cosa qui in, diciamo, in maniera tale da fare effettivamente la somma. Allora, come possiamo... Allora, abbiamo un mezzo. Allora, abbiamo detto n uguale a 1 modulo 2, una maniera complicata forse per dire per gli n dispari. Allora, come faccio a parametrizzare tutti i dispari? Come faccio a parametrizzare tutti gli interi dispari maggiore o uguale di 0? Allora, questi qua, questa scrittura qui, che sarebbe poi questa, è come dire anche che n è uguale a 2k più 1. Devo cambiare indice perché sennò poi mi confondo. Dire n uguale a 1 modulo 2 è la stessa cosa che dire esiste un k maggiore o uguale di 0 tale che n è uguale a 2k più 1. Tutti i dispari hanno la forma 2k più 1, cioè essere un multiplo di 2 più il resto che ci vuoi mettere. Quindi 2k più 1. Quindi qui ci mettiamo 2k più 1. Allora, devo cominciare dal primo termine di questa successione qua, dei dispari, è 1, quindi qua devo partire da 0 e andare a più infinito. Bene? Attenzione, qui abbiamo cambiato indice, ma stiamo parametrizzando gli interi dispari maggiore o uguale di 0. Invece di sommare su tutti gli interi, sommiamo solo sui dispari. Qui non c'è scritto i dispari, i dispari sono scritti qua, devo fare le potenze dispari, infatti qua se date a k i valori che sono specificati qui avrete 1, 3, 5, 7, 9, eccetera. E questa è scritta, ormai questa è quasi fatta. Vediamo questa, allora più somma, allora prima dobbiamo scrivere come si scrivono i multipli di 4, Allora, un multiplo di 4 vuol dire che n è uguale a 4k, un k maggiore o uguale di 0. Ok? Ecco, se fosse stato adesso in questo caso non è necessario, ma se uno avesse dovuto anche scrivere questo in questa forma, cosa avrebbe dovuto scrivere? Devono essere i numeri che divisi per 4 danno il resto 2, quindi deve essere un multiplo di k più il resto. Adesso queste non servono perché qui il coefficiente è 0, ma se fosse stato diverso da 0 i numeri sarebbero stati quelli. Va bene, allora i multipli di 4 devo mettere qua. Allora 2k, quali multipli di 4? I multipli di 4 che stanno tra 0 e più infinito, quindi da dove parto? Devo partire da k uguale a 0, perché 0 è un multiplo di 4, e poi andare a più infinito perché così becco tutta la successione 0, 4, 8, 12, eccetera. Bene, allora abbiamo quasi finito. Allora adesso scriviamo questa somma. Qui c'è 2k più 1, quindi l'1 sarebbe una moltiplicazione per un mezzo, la posso portare fuori, quindi un quarto k che va da 0 più infinito. Questo è come dire quella parte che rimane qui, vuol dire 4 alla k, quindi 1 su 4 alla k. Questa è proprio la serie geometrica di ragione un quarto che parte proprio da k uguale a 0, quindi questo verrà
un quarto, 1 su 1 meno un quarto. Vediamo quell'altra, quest'altra qui, questa non occorre portare fuori niente, dunque no, non occorre portare fuori niente, qui va k che va da 0 a più infinito, questo è come dire un sedicesimo alla k. Per poter applicare la formula, mi raccomando, controllate che il coefficiente, la ragione della serie sia in modulo minore di 1, un sedicesimo è minore di 1, quindi qui avrete 1 su 1 meno un sedicesimo. Bene? Ok, quindi il risultato è, vediamo un po' quanto viene, 7 quinti. No, fate il conto, controllate, questo non è importante. Bene? Ok? Sono domande su questo? Allora vediamo questo. Allora, anche qui c'è la somma di una serie, vediamo un po' quanto fa. Questa è diversa, diciamo, la strategia è diversa da quella di prima perché qui non c'è una serie geometrica di riferimento o alcune serie geometriche, ma probabilmente quello che uno deve ricordarsi è la formula di E alla X, no? E alla X è uguale a X alla N su N fattoriale, N che va da 0 a più. Questa uguaglianza vale per ogni x appartenente ad R, o se lo guardate sui complessi, per ogni z appartenente a C. Allora, qual era la strategia in questo caso? Per poter, diciamo, trattare questa serie in maniera tale poi da applicare questo, bisogna conservare qui sotto l'informazione del fattoriale. Va bene? Poi sopra c'è un polinomio in N, vabbè, bisogna fare qualche trucchetto per cercare di semplificare e di eliminare quel polinomio spezzando la serie in più pari. Allora, quindi qual è l'indicazione? L'indicazione sarebbe cercare come primo passaggio di semplificare n più 1 fattoriale, e per semplificarlo senza toccare il fattoriale bisogna toccare il primo termine, cioè il termine più grande, cioè n più 1. Dovete cercare di semplificare n più 1. Qui c'è n, vabbè, allora se volete far comparire anche qui sopra n più 1 per effettuare questa semplificazione, ce lo mettete e lo togliete. Allora, quindi n uguale a 4 più infinito, quindi primo passaggio, questo non è un passaggio obbligato, va bene? Io farei così, ma poi uno trova un'altra maniera. Quindi, perché aggiunge e toglie più o meno 1? Perché voglio cercare di semplificare questo n, va bene? E se lo voglio semplificare, lo voglio semplificare con qualcosa di sotto, senza togliere però l'informazione fattoriale. Voglio che qui rimanga il fattoriale di qualcosa e niente altro. Quindi devo semplificare il primo termine, n più. Allora, quindi qui si applica la linearità, si spezza la serie in due parti. Sulla prima serie effettuate questa moltiplicazione, avete fatto in modo che venga fuori questo termine, adesso fate quello che avevate in mente, e quindi quando semplificate qui viene 1 su n fattoriale. Rimane l'altro termine che è qui a fianco, la somma va sempre da 4 più infinito, anche qui bisognerebbe controllare che non ci sia una formula indeterminata, ma non c'è perché entrambe le serie sono evidentemente convergenti. Una somma sui fattoriale, va bene, adesso questa qui è già parente di questa, quella che otteniamo da questa proponendo x uguale a 1 e poi eventualmente scalando qualche termine, perché lì parte da qua, però aspettiamo, non è detto che serva fare questa cosa.
Comunque già questa si potrebbe fare la somma. Questa qui, beh, questa qui è simile a questa, qui c'è scritto n più 1 fattoriale, vogliamo scriverlo con l'n fattoriale che è più comodo? Allora, per fare questa operazione, ormai l'obiettivo era togliere il polinomio qui sopra, adesso qui abbiamo solo costanti, quindi ormai quella operazione è fatta. Adesso qui possiamo riscrivere questa somma. Allora, qui partite, ragazzi, zitti. Allora, cioè qui partite da 5 fattoriale, non da 4, e quindi qui avrete 1 su n fattoriale, e qui partite n da 5 a più infinito. Bene? Questa serie e quest'altra sono la stessa identica cosa. Attenzione, in questo passaggio qui non c'è niente di profondo, va bene? C'è la definizione di sommatoria e basta, va bene? Qual è la definizione sommatoria che sto utilizzando? La somma la puoi scrivere come ti pare, l'importante è che sommi sempre e solo gli stessi termini, va bene? Qui e qui vengono sommati gli stessi termini, quindi sono uguali. Va bene, allora, arrivati a questo punto, potremmo anche cercare di utilizzare questa somma qua, ma non serve, non serve. Cioè, io qui potrei scrivere questa somma qui e togliere i primi quattro termini. Qui togliere i primi quattro termini e vedere il conto, ma in realtà posso già fare delle semplificazioni qui. Qui mi dice, qui devi partire da 4 e fare la somma di tutti 1 su n fattoriale. Qui parto da 5. Quindi praticamente sto togliendo tutti quelli che stanno qui dentro, rimane il primo termine di questi. Qui parto da 4, qui parto da 5, le due serie convergono, quindi questa semplificazione qui si prolunga su tutto il resto della serie di qua, rimane, sopravvive solo il termine che c'è in più, che è 1 su 4 fattoriale. Bene. Okay. Quindi questo viene proprio breve. Quindi in questo caso qui non serviva neanche ricordarsi questa. Quando uno vede il fattoriale magari può ipotizzare che possa servire, poi se non serve meglio ancora, ma all'inizio non può saperlo. Determinare il dominio e poi bisogna trovare anche una formula per la serie. Allora, perché una formula? Perché qui dipende da x, quindi vogliamo una funzione che ci dia subito il risultato e che valga all'interno del dominio. Quindi intanto dobbiamo cercare il dominio. Prima però di iniziare uno cerca di dare, di capire un po' come è fatto il coefficiente della serie. Questa è una serie di potenze, però il termine sembra complicato, ma la cosa che deve un po' mettervi in guardia è che qui tutto questo coefficiente da che cosa dipende? Dipende da meno 1 alla n, no? E se voi date a meno 1 alla n un valore di n, quello che ottenete sono solo due possibili valori, o più 1 o meno 1. Quindi questo numero qui, dipendendo da meno 1 alla n, potrà assumere solo due valori possibili, va bene? Quindi quando siete in una situazione in cui il coefficiente assume solo un numero finito di valori, quello che conviene è forse scrivere questi valori, esattamente come abbiamo fatto nel primo esercizio,
e distinguere per quali n succede una cosa e quali n succede un'altra. Perché faccio questo? Perché per cercare di scrivere questa serie in una maniera più semplice, magari scriverò più serie, però se invece di questo termine ci metto un termine costante, allora a quel punto la serie viene subito, va bene? Quindi che cosa posso fare? Allora, possiamo intanto cercare di capire questo termine qui che cosa significa. Quando voi volete un'unica formula che raggruppi più termini, la formula potrebbe essere complicata. Ma se poi distinguete a seconda dei valori di n il risultato, e questo risultato sta in un insieme finito di valori, forse conviene non questa rappresentazione, ma quella con i diversi casi. Allora, qui tutto dipende da n, quindi qui la distinzione sarà quando n uguale pari, quando n è dispari, quindi sarà, quindi se n uguale a 0 modulo 2 vediamo che cosa succede, e se n uguale a 1 modulo 2 vediamo che cosa succede. Allora, quando è pari che cosa succede? Qui avrei n meno 1, quindi qui avrei 1 e qui avrei anche 1, quindi 2 più 1, 3, quindi avrei un terzo. Quando invece n è dispari, qui avrei meno 1, quindi qui sommerei, cioè avrei 2 meno meno 1, quindi 3, e sotto avrei la differenza del contrario, quindi 3. Bene? Quindi questa è la maniera sintetica, va bene, con un'unica formula per scrivere la successione un terzo, tre, un terzo, tre, un terzo, tre. Va bene, allora, quindi questa serie qua si può scrivere come? Si può scrivere in questo modo. Allora, quindi per n pari questo numero è un terzo, quindi un terzo lo scrivo fuori. E adesso lo faccio in un unico passaggio, qui dovrei mettere tutte le potenze pari e ci metto x da 2k e qui k va da 0 a più infinito. E qui invece devo metterci le potenze dispari, il numero che viene qui è 3, è un numero costante, quindi lo porto fuori dalla sommatoria, applico per bene la linearità e qui avrò k. Scusate, prima scriviamo questo, x alla 2k più 1, k che va da 0 a più infinito. Quindi qui ho tutte le potenze dispari, qui ho tutte le potenze pari, davanti c'era un coefficiente, ma siccome è costante l'ho portato fuori, quindi basta così. C'è qualcuno che non è d'accordo? Magari hai sbagliato qualcosa. Non vedo persone che litigano per quello che scrivo la mano. Allora, in realtà sto un po' cercando di rispondere prima alla seconda domanda piuttosto che alla prima. Dovrei prima rispondere alla prima domanda per cercare di capire prima qual è il dominio. Va bene? Però adesso ormai abbiamo iniziato così, vediamo, poi cercheremo il dominio. All'interno di quel dominio la formula da usare sarà quella che sto cercando di cavare adesso. Va bene, allora, come continua? Adesso questa è una serie di potenze. Prima questa, scusate, una serie geometrica. Prima non lo era perché qui davanti c'era un coefficiente che dipendeva da n. Adesso non c'è un coefficiente che dipende da n. È una serie geometrica, sì. Qual è la ragione di questa serie geometrica? È x al quadrato, e poi la leva la k. Quindi quando faccio la somma di questo, parto da 0 x quadro. Cancellato più 1. E quindi quando metto insieme le cose mi verrà un terzo 1 meno x quadro, e qui sopra devo portare questo 3 e metterlo qua, viene 1 più 9x. Bene? Quindi questa è la formula. Però dove posso far valere questa formula? Qual è il dominio? Quando voi scrivete una formula dovete anche dire per quali x vale. Se non dite il dominio di validità, può darsi che per alcuni x questa roba qua non sia valida, bisogna distinguere. Beh, anche senza aver fatto dei conti direttamente su questa, quando abbiamo in questo punto, quando abbiamo fatto la distinzione in questo modo e poi abbiamo applicato queste formule, abbiamo supposto che cosa? Che x al quadrato fosse in modulo minore di 1. Ma x al quadrato in modulo minore di 1 è come dire x in modulo minore di 1, quindi questa uguaglianza qua sarà valida per x in modulo minore di 1, va bene? E se andate a controllare, questo è proprio il dominio di questa serie di potenze qui. Come faccio a controllarlo?
Beh, diciamo, quindi questo è già un indizio che qualunque cosa succeda all'interno di questo dominio, questa roba qui è valida. Però se uno volesse fare il conto a parte, potrebbe dire, vai, cerco il raggio di convergenza, questo è AN, quindi dovrei fare, non so, la radice ennesima di AN, ma quando ho fatto la radice ennesima di AN è come fare la radice ennesima di un terzo oppure la radice ennesima di 3. È vero che questi due numeri sono diversi, ma quando fate il limite, la radice ennesima di un terzo tende a 1, la radice ennesima di 3 tende anche quella a 1. Quindi anche se sono diversi, quando applicate la radice ennesima ad AN, questo vi darà sempre 1. Quindi il raggio di convergenza vi verrà 1 anche di questa serie originale. Bisognerebbe ancora vedere cosa succede agli estremi. Allora, agli estremi, se voi provate a mettere qui 1, che cosa avreste? Avreste la somma di quali termini, se qui mettete 1. Se qui mettete 1 avreste la somma di questi termini qua, è come se doveste sommare infinite volte 3 più un terzo, 3 più un terzo, 3 più un terzo, eccetera. Questa somma diverge. Perché diverge? Perché per convergere voi dovete avere almeno che il coefficiente a n tenda a 0. Ma 3 più un terzo, 3 più un terzo diverge perché i termini 3 e un terzo non tendono a 0, tendono, anzi non hanno neanche limite, ma non tendono a 0, quello basta per dire che non converge. Vabbè, poi voglio dire, se sommate 3 più un terzo, ad ogni passo pari ci avete 4 terzi, più 4, no, scusate, 10 terzi, più 10 terzi, infinite volte una quantità maggiore di 0 fissa, quindi diverge senza. E per meno 1... anche in quel caso non converge, ho fatto un ragionamento molto simile, il termine generico non tende a zero, va bene, perché sarà, magari ci sarà un cambio di segno, però comunque sarà proprio, i numeri che avete qui dentro saranno o 3, avranno in modulo 3 o un terzo, non tende a zero, non può convergere. Quindi per una ragione o per un'altra il dominio in questo caso è dato dall'intervallo meno 1, 1, aperto, va bene? E all'interno di questo dominio questa formula, questa serie qui si può calcolare direttamente con una formula chiusa in questo modo qua, bene? Se voi volete capire per x uguale un terzo quanto vale, la sottoscrivete qui dentro e vedete il numero che viene fuori. Vediamo questo. Ok, allora qui chiede di calcolare il raggio di convergenza. È una serie di potenze, il coefficiente c'ha dentro tutti questi fattoriali, però adesso vediamo un po' di semplificarlo. Allora, per calcolare il raggio di convergenza abbiamo a disposizione due possibilità, o calcoliamo la radice ennesima o il rapporto. È vero che il rapporto è privilegiato quando ci sono i fattoriali, però qui purtroppo c'è la somma di fattoriali, quindi forse è meglio applicare la radice ennesima, anche perché qui c'è un n alla quarta e quando applicheremo la radice ennesima avremo subito che questo n alla quarta diventerà n alla terza applicando
ti manda l'1 su n, e diciamo invece con il rapporto probabilmente viene più complicato. Allora, quindi proviamo a calcolare la radice ennesima di n. Quindi si tratta di un limite. Allora, è chiaro che qui dentro dobbiamo fare qualcosa, perché così non va bene. Allora, innanzitutto è tutto elevato, allora, questa roba qui è elevata alla n alla quarta, e quando applichiamo la radice ennesima dovremmo elevare tutto alla 1 su n, quindi fatemi mettere qui un n, va bene? Adesso la roba qui dentro bisogna un po' semplificarla, allora vediamo un po' come possiamo fare. Diciamo, qui ci sono... Allora, innanzitutto qui c'è una forma indeterminata, anche se noi riscrivessimo questo qui dentro potremmo dire qui tra questi due fattoriali questo va più velocemente, questo va più velocemente, il rapporto tende a 1, però avrei 1 all'infinito, va bene? 1 all'infinito è una forma indeterminata, quindi bisogna fare qualcosa. Qui, diciamo, le cose da fare sono semplicemente semplificare, non c'è molto da fare. Qui forse bisogna capire meglio come tende a 1. Tende a 1... questo siamo d'accordo, ma vediamo di evidenziare quello che è il resto, insomma. Quindi allora raccogliamo l'n più 5 fattoriale. Quando lo raccogliamo, andiamo qua davanti, n più 5 fattoriale, allora qui avrò la frazione che è questa qua. Allora qui ho raccolto, anche qui sotto ce lo metto, questi verranno semplificati e vediamo qui cosa è rimasto. È rimasto 1 più 6n più 1 fattoriale diviso n più 5 fattoriale. La stessa operazione la faccio anche sotto, quindi raccolgo n più 5 fattoriale che è qui davanti, poi so che si verrà semplificato con quello sopra, qui viene 1 più 4n più 2 fattoriale diviso n più 5 fattoriale. Bene? Che cosa sto facendo? Lo so che tende ad 1, però sto cercando di capire che cosa c'è oltre all'1, va bene? Perché quello che mi interessa sapere è quella parte che rimane oltre 1, dove va? Tende a 0, lo so, ma come tende a 0? Con che velocità? Allora, facciamo adesso qualche semplificazione. Dunque, notate che raccogliendo adesso qualche semplificazione la posso fare. Vediamo un po' di scrivere qui quello che viene fuori. Allora, sopra abbiamo 1 più 6 diviso che cosa? Allora, quando semplificate qui otterrete che cosa? Otterrete n più 5. Adesso lo scrivo esplicitamente, anche se in realtà se uno si accorgesse subito di una cosa non occorrerebbe scriverlo, ma scriviamolo. Quando semplifica qui sopra gli viene questo, qui sotto invece gli viene quest'altro. Non sarebbe necessario scrivere tutti, ma per una volta almeno così capite di cosa succede. Allora, tutto quanto adesso è elevato alla... qui non ho ancora questa roba qui, è n al cubo. Quindi devo elevare tutto l'n al cubo, allora facciamo così. Invece di elevare tutto l'n al cubo, elevo singolarmente i singoli pezzi. Questo è n al cubo e questo è n al cubo. Perché faccio questo passaggio? Perché man mano che io tratto il termine, devo cercare di conoscere qualcosa, devo pilotare i passaggi, va bene? I passaggi, spesso, non so, spesso nel 90% dei casi, un esercizio decente, non sono obbligati, non è che in matematica voi iniziate una cosa e siete obbligati ad andare in una certa direzione. Va bene, quelli sono di aritmetica, certo, se tu devi fare un conto, va bene, quello lo fai, è quasi obbligato, ma anche lì si potrebbe discutere. Ma in questi casi qua dipende quello che vuoi ottenere, va bene, tu fai i passaggi in maniera tale da ottenere qualcosa che ti serva, perché se tu fai i passaggi anche corretti, che non servono, che non ti portano da nessuna parte, non fai niente. Allora, qui che cosa stiamo intravedendo? Stiamo intravedendo una cosa, che qui c'è 1, allora, 1 più un infinitesimo elevato a una cosa che tende all'infinito. Questo dovrebbe farvi venire in mente che cosa? Dovrebbe farvi venire in mente questo. Almeno questo. E questo abbiamo visto anche ieri, che questo tende a e alla a. Va bene? Quindi, quando uno fa i passaggi, poi dice,
condurrò i passaggi in maniera tale da, che da fare che cosa? Da evidenziare una cosa di questo genere. 1 più un numero, diviso, beh, qui adesso ho messo n, ma è chiaro che qui una cosa che avevo già detto allora è che in realtà, appunto, qui la cosa importante è che sia una cosa che tende a infinito e qui una cosa che tende a infinito con la stessa identica velocità. Se hanno la stessa velocità, questo tende a e all'A. Ma qui hanno la stessa velocità, allora continuiamo e vediamo che cosa accade. Allora, tutta questa pappardella qui, è chiaro che non mi interessa sapere in dettaglio tutto il prodotto quanto vale, va bene? Mi interessa sapere che cosa? Il termine dominante. Il termine dominante qui è n alla, non alla quinta, devi contare i fattori, 1, 2, 3, 4, n alla quarta, n alla quarta. Quindi questo termine qui sopra, e questo uno poteva accorgersi subito dopo questa semplificazione senza neanche scrivere tutto questo, è 1 più 6 n alla quarta elevato a n alla terza. E questo qui sotto invece, beh, questo qui sotto invece viene proprio n alla terza, quindi 1 più 4 n alla terza elevato a n alla terza. Adesso qui questi sono diversi, quindi questo che sembra più complicato perché non corrisponde a quello che abbiamo scritto, allora accantoniamo un attimo, vediamo intanto le cose più facili, visto che ci è venuto in mente questo. Questo termine qui, questo termine qua tende a e alla quarta. Questa roba qui tende a e alla quarta. Perché non è importante che qui abbiate n e n, ma qui potete mettere qualunque cosa che tende a infinito, basta che sia la stessa cosa. Se qui mettete così, non cambia assolutamente niente. Qui invece qual è il problema? Qui hanno una velocità diversa. Questo tende a zero più velocemente di quanto questo tende a infinito. E allora che cosa succede? Beh, diciamo, invece di ricordarsi questo, va bene, o meglio, questa roba qui, allora, quindi quello che io devo discutere è cosa succede in tutti i casi, no? Se qui hanno le velocità diverse, quanto vale questo limite? Questo mi serve. Allora, come si fa? Allora, una trasformazione che avrò detto un centinaio di volte è quello di trasferire tutto all'esponente. Quindi quell'informazione che ho scritto prima, se anche qui fosse stato n alla terza, sarebbe bastata. Adesso ci vuole qualcosa di più raffinato, allora facciamo questa cosa sulla finestra. Questo qui, bene, e anzi, facendo questo qui ricavate anche quello di prima, quindi basterebbe anche fare solo questo. Cosa dovete fare? Beh, qui avete n alla beta, qui avete 1 più un infinitesimo, supponiamo che 1 più infinitesimo, quindi qui questo qui va come a su n alla alfa, quindi qui avete e alla a per n alla beta su n alla alfa, no? Allora ritrovate quello che abbiamo detto, se questi sono uguali vanno via e diventa e alla a effettivamente, ma se non sono uguali, in particolare se qui c'è 4 e qui c'è 3, allora se qui c'è 4 e qui c'è 3, quando applicate in questo caso 4, insomma, quando se alfa uguale a beta vi viene e alla a, se come in questo caso qua alfa è maggiore di beta, che cosa succede? Questo tende a infinito, quindi questo su questo tenderà a 0 e alla 0 fa 1, quindi questo tende a 1. Se invece è l'esponente a tirare di più, allora se l'esponente a tirare di più, come uno si immagina, vuol dire che le cose tenderanno a più infinito. Dipende dal segno di A, va bene? Quindi dovrei essere più preciso e dire se A è maggiore di 0, supponiamo A maggiore di 0, qua. Allora, se A è maggiore di 0, questo tende a più infinito, quindi qui verrà più infinito. Bene? Mettiamolo, lo scrivo anche qua, se A è maggiore. Se A minore di 0 verrà meno. Ma tanto a noi non ci interessa, perché ci interessava solo questa cosa qua. Quindi questo qui tende a 1. Va bene? Anzi, notate un'altra cosa. È vero che 1 all'infinito è una forma indeterminata, ma quando qui dentro avete che oltre all'1 c'è una cosa che tende a 0 più velocemente di questo, allora effettivamente 1 all'infinito fa 1 in questo caso. Però dovete paragonare le due velocità, se non le paragonate non potete concludere questa cosa.
Quindi questo tende a 1 e questo tende alla quarta, e quindi il limite è uguale a 1 su e alla quarta, e quindi il raggio di convergenza è e alla quarta, che era quello che veniva. No, scusate, cosa sì, è la quarta? Sì, no. Allora faccio ancora due esercizi, poi basta. Poi rimango un po' qui, se avete qualcosa da chiedere, venite a chiedere su due sensi. Allora qui il problema è determinare la convergenza al variare di A. A appartiene a R. La domanda è convergenza. Fare. Allora, dopo essersi assicurati che qui i termini siano tutti di segno costante, ed è così perché qui sotto è tutto positivo, qui sopra bisogna un po' valutare la situazione. Allora, tanto poi ci servirà, riscriviamo un attimo qui sopra. Allora, qui quello che si può fare è portare il 4 qui dentro, qui varrebbe logaritmo di n alla quarta, quindi qui sopra stiamo facendo logaritmo di n alla quarta più una quantità meno logaritmo di n alla quarta. Siccome il logaritmo è crescente, questa differenza sarà positiva, perché questo qui è più piccolo di questo. Va bene, quindi possiamo applicare il criterio del confronto asintotico, e quindi quello che possiamo fare è cercare di semplificare questo termine in maniera tale da ottenere una serie armonica generalizzata. Allora, questo è il termine, vediamo un po' di semplificarlo. Allora, questa semplificazione che abbiamo iniziato utilizzando la proprietà dei logaritmi la continuiamo anche sulla differenza, perché sappiamo che le differenze sono pericolose, soprattutto se è una differenza tra infiniti, no? Questo tende a più infinito, questo anche tende a più infinito, quindi invece di buttare via un termine fate per bene il conto, perché non è detto che sia così semplice capire quella la parte che serve. Quindi questo, il 4 va qui dentro, poi fate il rapporto, vi verrà n alla quarta più n alla terza diviso n alla quarta. Quando fate il passaggio diviso n alla quarta vi verrà 1 più n al cubo su n alla quarta, cioè 1 su n. Quindi tutto il numeratore, applicando la proprietà dei logaritmi, quindi 4 qui dentro e poi il rapporto, vi viene il logaritmo di 1 più n. Vediamo sotto. Allora, mettiamoci qui direttamente l'approssimazione, perché adesso qualche cosa la butteremo via. Quindi qui c'è NA. Adesso qui c'è un logaritmo di qualcosa. Un po' di tempo fa avevo fatto un esercizio dove qui dentro c'era un'espressione più complicata. Anche qui bisogna individuare il termine che va a infinito più velocemente. Qui non occorre fare tanti conti, perché tra N alla N e N alla fattoriale uno dovrebbe sapere che N alla N è più veloce. E quindi qui sotto otteniamo logaritmo di n alla n, non dimentichiamoci che poi tutto è elevato qui al quadrato. Va bene, allora continuiamo con la semplificazione asintotica. Al numeratore avete logaritmo di 1 più infinitesimo, e quindi questo diventa 1 su n. Qui sotto invece avete n alla a,
il logaritmo di n alla n lo scrivete come n logaritmo di n, questo qui è n logaritmo di n, e quando elevato al quadrato vi verrà per n quadro logaritmo di n al quadrato. Bene, allora adesso riuniamo tutto sotto, l'obiettivo, allora tenete presente che quello che ci interessa è sempre condurre i passaggi con un obiettivo, mai andare a caso. Il nostro obiettivo è arrivare a una formula di questo tipo, quindi qui ci conviene riunire tutto qui sotto e avere quindi A più 3 logaritmo di n. Adesso che abbiamo ottenuto questo, possiamo imporre la condizione di convergenza. Condizione di convergenza qui è alfa maggiore di 1, alfa oppure alfa uguale a 1 e beta maggiore di 1. Benissimo, allora beta è 2, che è maggiore di 1, quindi quello che dovete fare è prendere sia alfa maggiore di 1 sia alfa uguale a 1, quindi in tutto alfa maggiore o uguale di 1. Quindi alfa che è uguale ad A più 3, la condizione di convergenza è che sia maggiore o uguale di 1, e quindi vi viene A maggiore o uguale di meno 2. Quindi la serie converge quando il parametro A è maggiore o uguale di meno 2. Allora, proviamo a fare ancora questo e poi basta. Allora, qui bisogna calcolare la somma di questa serie. Questa somma è senz'altro convergente perché asintoticamente questa è equivalente a 2 su n quadro, il 2 non serve a niente, 1 su n quadro è una serie armonica generalizzata convergente, quindi questa è sicuramente convergente. Se vogliamo calcolare la somma, siccome qui non ci viene in mente nessuna delle serie di potenze che vi ho dato di quella tabella per applicarla, l'unica alternativa è cercare di vedere se è una serie, come ho chiamato, telescopica. Telescopica vuol dire che i termini ci sono delle, si può trattare il termine in maniera tale che vengono due serie che si semplificano e qui i termini si semplificano. Allora proviamo a vedere. Allora, questa è una cosa da fare comunque quando avete un rapporto di polinomi in n, va bene? Questa è una cosa che vedremo anche quando faremo il calcolo integrale. Non è una cosa che ha a che fare col calcolo integrale piuttosto che con le serie, è un fatto algebrico, va bene? Con le funzioni razionali sono un rapporto di polinomi, adesso dipende se la variabile è x piuttosto che n, non è importante. Allora, quando avete una funzione razionale, esiste un algoritmo per decomporre questa funzione razionale in somme di funzioni razionali più semplici. Quando faremo integrale vedremo l'algoritmo completo, ma questo algoritmo si può applicare anche per le serie, perché quello che mi interessa è riscrivere questa funzione razionale in modo più semplice. Allora, che cosa vuol dire più semplice? Allora, più semplice, voi avete capito che
una funzione, un polinomio, è tanto più semplice quanto è più basso il grado. Qui i gradi sono due, e quello che importa è avere qui un, diciamo, il grado più basso possibile e anche qui il grado più basso possibile. Qui c'è un polinomio di secondo grado, l'algoritmo che vi dirò in dettaglio poi, che cosa vi suggerisce di fare? Allora, l'algoritmo inizia così, si fattorizza il polinomio che sta al denominatore, poi vedremo in dettaglio, adesso vediamo in questo caso, ok? E poi si impone una decomposizione in questo modo. Se il fattore, adesso vi dico solo il caso più semplice, se qui i fattori sono tutti diversi, allora uno cosa fa? Scrive le funzioni razionali che hanno a denominatore uno solo di questi fattori, quindi n più 1, e poi un altro n meno 1. Va bene? Ecco, allora uno cerca una decomposizione di questo tipo. Allora, questo algoritmo garantisce che questa decomposizione esiste, quindi è possibile determinare A e B. Va bene? Queste due funzioni razionali sono più semplici di quest'altra perché a denominatore adesso hanno un polinomio solo di primo grado. Va bene, allora cerchiamo A e B. Per cercare A e B si svolge. Questo è un modo per farlo, poi vedremo anche altri modi. Allora, qui si scrive il polinomio che viene fuori raggruppando i coefficienti in ordine, quindi queste cose qua, chi ha fatto un po' di calcolo integrale forse l'avrà in parte vista, ma è una cosa che impareremo dal principio, quindi non c'è da preoccuparsi. Allora, quindi qui abbiamo decomposto il denominatore, abbiamo imposto la composizione, qui c'è un teorema che garantisce che A e B si potranno trovare. Quanto valgono A e B? Beh, allora, alla fine qui sopra trovate un polinomio, lo confrontate col polinomio che avete laggiù. I due polinomi saranno uguali quando i coefficienti corrispondenti sono uguali. Qui c'è un coefficiente di n? No, non c'è, quindi il coefficiente è 0 qui. E qui invece b-a invece è uguale a 2. Quindi avete che a più b è uguale a 0 e b-a, anzi, diciamo meno a più b è uguale a 2. Va bene? E quindi come potete fare? Potete trovate a e b, risolvete il sistema, insomma è molto semplice, potete non so sommare queste righe, vi viene 2b uguale a 2 e quindi b uguale a 1, e se b uguale a 1 a sarà uguale a meno 1 per forza. Bene? C'è anche un modo più semplice per farlo, adesso per adesso facciamo. Quindi questa serie qui, allora quindi questa serie qui, ma per adesso la serie non è stata coinvolta, diciamo abbiamo solo riscritto questo termine. Come? Facendo questo, dunque facendo questo meno questo, 1 su n meno 1 meno 1 su n più 1. Bene? Quindi tutto questo procedimento qui, che poi vedremo con le funzioni razionali in generale per le integrali, perché per le integrali c'è un problema molto simile. Allora, quindi questo termine qui si scrive così. Quando l'avete scritto, se è facile fare il conto di verifica, fatelo, perché sarebbe stupido aver sbagliato un segno in questi conti. N più 1 meno n meno 1, effettivamente la differenza viene 2, quindi ok, siamo tranquilli. Va bene, allora, adesso che cosa facciamo? Adesso l'idea sarebbe quella di scrivere la serie come la serie di questo meno la serie di quest'altro. Attenzione, quando si svolge un calcolo non è detto che uno si metta sulla strada esattamente quella giusta subito, quindi man mano che fai i conti si accorge di alcune cose e in base alle informazioni che ha raccolto modifica leggermente lo svolgimento dell'esercizio. Qui per esempio avevo scritto direttamente da 2 a più infinito, ma qui mi accorgo per esempio che facendo qua, no? Se io scrivo adesso quello che viene fuori, se tento di spezzare questa roba qua in questo modo, eh,
qui c'è una cosa che non va tanto bene, perché quando io spezzo, vi ho detto, non potete spezzare se qui viene fuori una forma indeterminata, come in questo caso, perché questa è una serie armonica tipo 1 su n, quindi questo diverge e questo diverge. Questa è una forma indeterminata. E allora cosa si fa? Non è che devi ricominciare tutto da capo, devi solo correggere una cosa, perché è meglio non fare cose troppo pericolose. Allora, di qui che hai fatto vanno benissimo, l'unica cosa da correggere è sto infinito. Allora, questo è normale, eh? Non è che uno quando fa un esercizio non può sapere fin dall'inizio che cosa gli può accadere durante l'esercizio. Il motivo è, non mi fido di fare la somma in più infinito perché laggiù c'è una forma indeterminata, quindi freno i freni. Allora, quindi adesso vediamo un po', continuiamo qua con questa somma. Ecco, qui adesso il meccanismo della serie telescopica lo vedete bene, cioè qui verrà una serie, qui viene un'altra serie, ci saranno dei termini che tra questa serie e quest'altra che si semplificano. Vediamo. Allora, per vedere per bene la semplificazione conviene, visto che qui è possibile, ridurre questi termini uguali. Qui c'è 1 su n-1, qui c'è n più 1, mettiamoci nella condizione migliore che siano tutti e due 1 su n, visto che è tutto vero a meno di una traslazione. Allora, quindi mettiamo qui 1 su n. Allora, sommare da 2 a n questo, cosa vuol dire? Vuol dire che poi quando ci metti il numero dentro, togli 1, insomma è come sommare da... Allora vediamo un po', qui se metto 2 partirei da 1 e arriverei a n grande meno 1, no? Quindi qui posso scrivere 1, n meno 1. Questa somma e questa somma qui sono la stessa identica cosa, per definizione di sommatore. Vediamo questo qua, meno somma 1 su n. Allora qui quando ci metto dentro il primo termine è 3, poi continuo sempre con la stessa legge di aggiungere 1 fino a n più 1, quindi è come se partissi da 3 e arrivassi a n più 1 e facessi la somma di 1 su n, va bene? Bene, adesso che cosa succede? Stiamo sommando un numero finito di termini, non c'è forma indeterminata, qui i termini sono gli stessi, quindi possiamo vedere bene quelli che si semplificano. Quali sono quelli che si semplificano? Allora, 1 qui c'è e qui non c'è, quindi scriviamo. Il 2 qui c'è e qui non c'è, quindi lo scriviamo. Poi, quando mettiamo qui n uguale a 3, becchiamo questo termine qua, quindi quelli si semplificheranno, 4 e così via si semplificano, poi a un certo punto questi termini finiscono, no? Arrivo fino a n-1, si semplificano con questi, perché qui ce ne sono di più, arriva n più 1. Questo si esaurisce, qui non è ancora finito, rimangono dei termini da questa parte. Sono arrivato a n-1, vabbè, allora manca n grande e n più 1 grande. Ok? Questa è la formula della somma parziale esatta, va bene? La somma parziale esatta. Benissimo, allora vorrei fare adesso il limite per n che tende più infinito. Fallo solo adesso, va bene? Allora, la prossima volta farò l'istirone di calcolo integrale. Adesso rimango qui, che se avete delle domande su quello che abbiamo fatto fino adesso, sfogatevi. Non aspettate l'ultimo momento.